Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Buonasera da Acquarata, inizia questa settimana anche il campionato Under 14 che vede protagonista l'Arezzo allenato da Maurizio Belei, inizio di campionato contro l'Empoli, quindi subito una partita interessante, come dicevo qui al campo sportivo di Acquarata, Parisi, c'è subito la pressione alta dell'Empoli, altro passaggio per Ermini. Di nuovo verso Parisi, controllo in due tempi, riesce a liberare l'aria, poi recupero vincente di Cesari, attenzione quindi a Miele e poi Campera per il gol dell'Empoli. Gol dell'Empoli con Campera al quarto minuto sul recupero di palla dell'Empoli. Pacelli, Campera resiste, riesce a servire di nuovo Morana, gran taglio per Miele scivolata, in tre passaggi l'Empoli è arrivato in porta poi con questo tocco morbido d'astuzia, servito Luconi, Cacace, grande azione, bellissima giocata e poi che lancio verso Sobi, Boni qui, deve gestire la Miele, riporta via palla, tutto solo, Miele con Ermini, sta recuperando Barbagli, gol 2-0 per l'Empoli. Miele stavolta non ce l'ha fatta, Ermini, e allora al 23esimo l'Empoli trova il 2-0 che proprio con Miele aveva sfiorato poco fa. Cesari, slalom, un altro, poi Miele, controllo di Miele, gara di rigore, attenzione per il ritorno, Campera, grandissima parata di Ermini, una parata straordinaria questa da parte del portiere dell'Arezzo che si merita questo lunghissimo applauso perché davvero ha compiuto una prodezza incredibile. Seghetti, corto, attenzione, Cazzagni, Cacaci, limite, Cacaci, apre per Luconi, azione dell'Arezzo, Luconi, ancora Cacaci, palla di ritorno, Luconi, tutto buono, Luconi, rimette in mezzo Sobi! Pacelli, rilancio, prova a scattare Sobi, attenzione, c'è un malinteso tra il portiere Seghetti e Boldrini, Sobi prova a approfittarne, non è finita, c'è Giovane, il portiere del fuori dei pali, Giovane, destro, qua. Morana, poi recupera di Giovannucci su Cacaci, ancora dentro Miele, gran controllo, Miele, l'appoggia morbida, con il 3-0 al 32esimo. Meozzi, di nuovo Campera, palla di ritorno per Meozzi, posizione regolare e gran gol di Meozzi per il 4-0. Splendida triangolazione questa che ha portato il 15 empolese a trovare il gol al quarto del secondo tempo. Trova Giovane, crasta col destro, dentro colpo di testa di Cesari, sono le 5, Cesari all'undicesimo minuto di testa è riuscito a deviare. E all'undicesimo dunque l'Empoli trova anche la quinta rete. Allora, Cermini, grandissime parate, comunque nel primo tempo in particolare è stata una, sentite l'ovazione per Cermini che esce dal campo. Soprattutto una prodezza nel primo tempo. Passaggio da parte di Mannelli per Galletti, la pressione dell'Arezzo, di centrale ce l'ha fatta, attenzione il tiro di Saputo, pallonetto! Saputo proprio allo scadere, rende meno amara questa giornata con un grandissimo pallonetto che ha scavalcato il portiere Galletti e dunque con questo gran gol diciamo che l'Arezzo rende meno aspra questa giornata. Saputo per il gol dell'1-5.
rapido, consulta il tempo che siamo oltre al terzo di recupero. Finisce qua, l'Empoli ha vinto 5-1, gol di Saputo, come dicevamo, che sono meno amara questo debutto della Rizzo in campionato, si sapeva che sarebbe stata durissima contro l'Empoli, in realtà veramente straordinaria del settore giovanile. Rizzo ha cercato di fare quello che ha potuto. Insieme a Maurizio Belei si sapeva che ovviamente l'impegno era tosto e arduo, proibitivo. Sei comunque soddisfatto? Sì, guarda, sono soddisfatto perché è una decina di giorni che alleno questo gruppo, ho visto fin dalle prime partitine stiamo migliorando tanto e abbiamo retto il campo quantomeno il primo tempo con una squadra, con una compagine, insomma, che non c'è bisogno io che ne tessi le loda, insomma, si vede tranquillamente, e abbiamo subito 3 gol su 3 nostri grossi errori. Io infatti anche prima, fine del primo tempo, ai ragazzi gli ho detto che noi bisogna lavorare su quello, meno errori facciamo e meno gol si prenderanno. Per il resto, come avete visto, c'era anche un divario a livello fisico non indifferente, quindi io sono soddisfatto. Questo è un punto di partenza, ci è capitato, credo, una delle squadre più forti, se non la più forte in assoluto del campionato, quindi credo che facendo anche un gollettino, abbiamo perso 5-1, però abbiamo avuto le nostre piccole soddisfazioni. Ho visto a volte dei movimenti giusti e sti ragazzi incominciano ad apprendere, quindi la soddisfazione è quella, non è il risultato quello che determina. Forse errori dovuti anche un po' di timore all'inizio, no? Sicuramente anche a livello del timore reverenziale. Questi, e con queste squadre qua, anche l'anno scorso con il 2005, noi si viaggiava con 10, 11, 12 gol sul sacco ogni partita, quindi capisce che anche lei, vedendo tutti questi ragazzi ben strutturati fisicamente, all'inizio i primi 2-3 gol i nostri errori sono andati anche per un po' di insicurezza, come ha detto lei, un po' di paura, un po' di timore, ma ci sta, il calcio è questo, ci sta. Insieme a Nicola Matteucci, allenatore dell'Empoli, allora, una bella prestazione da parte della vostra squadra. Sì, il risultato è abbastanza ampio e verrebbe da dire che è un'ottima prestazione. In realtà vedo che ci sono tante cose da migliorare e che si è alternato cose buone a cose invece che la nostra squadra sa fare meglio. E quindi direi un buon risultato, ma non un'ottima prestazione. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, nella gestione palla, nella ricerca dell'1-2, migliorare sulle marcature, tante cose che il tempo giustamente servirà per migliorare. Comunque dall'esterno si vede la differenza, no, di una squadra come l'Empoli, da tanti piccoli dettagli, no? È un po' una cosa ovviamente che è risaputa, che davvero è un'oasi, no, anche in Italia dal punto di vista del settore giovanile. Sicuramente, i ragazzi messi a disposizione ovviamente sono ragazzi che hanno qualità. Ed è per questo che ci aspettiamo tanto e un continuo miglioramento. Ecco.